Il ministero profetico e di guarigione di Anna Maria Scarfogliero sta producendo ovunque effetti straordinari. La sua potente predicazione stimola la fede di uomini, donne e bambini. Gesù viene da lei presentato quale egli è, un Dio pieno di amore e di misericordia, l'Eterno che guarisce. L'unione, l'amore, il perdono sono i temi principali. Conversione, battesimo nello Spirito Santo, liberazione e guarigioni sono i risultati. Gesù e la sua parola sono innalzati e amati e sono il fondamento di tale sua predicazione. Io so che in ogni tempo, o forse in un momento, tuo Spirito, Signore, invade campo. Il cuore esce, Signore, dal fumo. Sentirai adesso una sensazione di nausea, sentirai gonati, avrai vomito. Non ti scandalizzare. Il peccato ci deve far paura, ci deve scandalizzare il peccato, non la maniera di come va via, la conseguenza del peccato. Tocca Gesù, Leise, ora Signore, toccali, 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 metti la sigaretta in bocca, aspira, aspira, ti Leise, the Santas, aspira, aspira, fuma, va via. Vattene via, Glus, nel nome di Gesù. Gesù la tradradesiente slaites tedes tedes slaites desantas. Non era la nicotina che volevi, adesso aspira, aspira, aspira. Dine de santas, dice la tracosa, la taintes, tila la traintes desantas. Santo, 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 santo. Mettila in bocca, mettila in bocca la sigaretta. E digli, Signore, io rinuncio. Se tu desideri fumare, il Signore non ti violenta. Devi tu dare un cenno, dire io rinuncio, non voglio, non vorrei più fumare, Signore. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Grazie Signore, lo Spirito Santo ci ha toccati, ha soffiato su di noi. Adesso vi è stato dato un fazzolettino rosso, è vero? Quanti di voi sono stati toccati da Gesù? Alzate, svolazzate il fazzolettino rosso. Uno, due, tre, quattro, cinque, svolazza, sei, sette, otto, nove, dieci, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Grazie Gesù, alleluia. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie. Alziamoci tutti e svolazziamolo tutto questo fazzoletto. Salutiamo l'uomo di Galilea. Salutiamo Gesù, uomo di Galilea. Tra gli angeli del cielo, santo, santo, di onore e autorità, santo, santo. E tu con te.
lascia che io sia lì pieno di te. Continuiamo a svolazzare queste fazzolette. Grazie Gesù. Credo solo. Guardali. Come sono belli, questo è il tuo popolo, Gesù, è il popolo di Israele. Grazie Gesù. Credo Grazie, solo te. Signore. Noi siamo il popolo di Israele. Tu vivi, mio Signore. Grazie Gesù. Nel regno dei cieli. Grazie Signore. E nella destra tua c'è autorità. Santo, santo. La veste tua risplende. Il viso è come oro. Santo. Di gloria il manto tuo, oh mio Signore. Il servizio d'ordine accompagnerà tutti coloro che sono stati guariti. Vogliamo sentire dalla vostra bocca che cosa è successo, che cosa ha fatto il Signore per voi. Tutte le persone che hanno alzato il fazzoletto, se desiderano testimoniare. La vostra testimonianza sarà di grande aiuto per gli altri, perché gli altri fratelli acquistano la fede. Sapete, è Gesù che guarisce e noi dobbiamo glorificarlo testimoniando che Lui è veramente grande. Sentiamo questo fratello. Allora, questo fratello ha fatto la prova del fumo e quando ha messo la sigaretta in bocca si è sentito la nausea. Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, mi chiamo Andy Mo, sono un malatuccio, la voce non si sente tanto bene, però quando il Signore è stata vicino a me con la sigaretta, mi è venuta da rimettere e tanta tosse, ho sentito un calore, non so quale. Ringrazio Gesù se mi fa questa meraviglia. Ma ascolta. Amo Gesù. Ascolta, ce l'hai qui le sigarette? Vogliamo ancora provare, vogliamo vedere? Tu credi che sia stato solo un caso? Gesù a decidere. Gesù a decidere. Vogliamo vedere se la sigaretta successiva ti fa la stessa reazione? Aspira, aspira. Tu hai rinunciato. Gloria al Signore. Grazie. Alleluia. Alleluia. Grazie Gesù. Tu, sorella, sì. Hai rinunciato? Sì. La prima cosa bisognava rinunciare. Che cosa è successo? Mi è venuto tipo tosse e poi il vomito. Vogliamo vedere che cosa succede, se ancora hai questa reazione. Gloria al Signore. Grazie Gesù. Adesso il Signore opererà sempre così. Anche il fratello ha provato con la sigaretta e ha avuto reazione. Vogliamo vedere? Gloria, grazie Gesù. Non fumerai più. Questo fratello ha avvertito repulsione alla sigaretta durante. No, fratello. Sì, io nel cercare di fumare con giustamente suggerita dalla qui maestra,
ho sentito una ripulsazione, ecco, quella di rimettere e di non accettare più questa reazione. Hai sentito un senso di repulsione? Sì, signore. Sì, sì. Vogliamo vedere se ti fa ancora? Ancora, ma io credo. Hai paura? L'ha spezzata addirittura. L'hai spezzata? Benissimo. Sì. Ascolta, buttiamola per terra allora. Ci mettiamo i piedi sopra. Sì. E diciamo... No. Diciamo? Diciamo Satana. Io... Satana, io... Non accetto più, ecco, di ricorrere a queste... Tu sei sconfitto. Tu sei sconfitto. Io ho tanto fede in Dio e quindi Dio mi darà senz'altro la forza di accettare e di rimettere il fumo ai piedi di Satana, ecco. Quindi io non fumo più. Sì, ma voglio vedere... Buttalo, buttala, vediamo, buttala. Fai questo gesto di fede, alleluia. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Che fratello è stato male durante la preghiera. Che cosa hai sentito? Io ho messo la sigaretta in bocca e quando tu hai detto accenderà lo Spirito Santo ho sentito un calore che attraversava la sigaretta e questo calore mi bruciava lo stomaco. Quindi spero che il Signore mi abbia toccato. Vediamo, vediamo questa sigaretta in bocca che reazione ti fa. Aspira, aspira. Che ti succede? Uguale. Ti senti cosa? Mi scalda dentro, un calore. Ti senti un fuoco. Sì. Continua a rinunciare sì. alla sigaretta. Rinuncio. E chiedi ancora di essere Chiedo guarito. Al Signore di rinunciare alla sigaretta. Amen. Grazie Gesù. Sentiamo ancora. Ascoltante di prima, ma eravate in tanti ad essere stati toccati. Sentiamo questa sorella. Allora, la sorella anche ha fatto la prova. Sì, io non sono convinta che sono stata, cioè, non, questa è una, lo faccio per fede. Un atto di fede? Sì. Però comunque ho sentito un forte bruciore alla gola e tosse. Niente vomito, però ancora adesso mi brucia e a volte tossisco. Vogliamo vedere che cosa ti succede? Però comunque sento comunque bruciore alla gola. Senti bruciore alla gola? Solo un bruciore alla gola e basta. Bene. Continua a rinunciare. Grazie Gesù. Grazie Signore. Alleluia, grazie Gesù. Alleluia. E adesso facciamo solo un altro canto e poi passiamo alla preghiera di guarigione fisica. Prendiamoci per mano per questo canto. Ci disponiamo per la preghiera di guarigione e vedremo Gesù all'opera in un'altra maniera. Per questo vi dicevo Gesù è grande, perché Egli ci guarisce in tante maniere. Ci guarisce... Chiediamolo a Gesù con fede. E ci guarisce istantaneamente, come farà stasera, ci guarirà nel tempo. Se andiamo a leggere le Sacre Scritture, vediamo che Gesù non guariva sempre istantaneamente, ma guariva anche nel tempo. Quando impone le mani al cieco, il cieco non vide subito, ma egli... guardò gli uomini e li vide come alberi. Quindi vuol dire che non vedeva ancora bene. E Gesù gli impose di nuovo le mani ed egli vide gli uomini quali erano, non più gli alberi. E i lebbrosi furono guariti mentre andavano via. Durante il cammino vennero guariti tutti e 10 i lebbrosi. Uno tornò indietro e ringraziò, gli altri 9 no. Quindi non sappiamo quanto tempo ci hanno impiegato i lebbrosi nel cammino, probabilmente giorni, e quindi Gesù li guarì nel tempo.
Quindi, se il Signore non ci guarisce questa sera, istantaneamente Egli ci guarisce anche nel tempo, con la preghiera di liberazione, con una preghiera di autoliberazione. Io ho esordito dicendo che Dio ci ha dato a noi la potestà di calpestare serpenti e scorpioni. Quindi io, tu puoi dire al diavolo, alla malattia, di andare via. E Gesù ti guarirà nel tempo. Amen. Ma adesso chiediamogli di guarire istantaneamente. Chiniamo il nostro capo. Se vogliamo stare seduti possiamo farlo, se vogliamo invece stare in piedi, in senso di riverenza staremo in piedi, come volete voi, come desiderate. Una cosa vi chiedo, di mettere in funzione la vostra fede, di passare all'azione, mentre noi passiamo all'azione Gesù ci guarisce, Egli vuole vedere la nostra fede. E per la tua fede e per la mia fede che Egli ti guarisce. Senza la fede non è possibile piacere al Signore. Quindi intanto tu ti muoverai, incomincerai a muovere quegli arti che non puoi muovere. Il Signore ti guarderà, vedrà la tua fede e ti guarirà, mentre tu stai alzando le braccia e tu ti stai muovendo. E adesso chiudiamo gli occhi ed io intercederò per voi. Il Signore dice, pregate gli uni per gli altri. Quindi è un comandamento di Dio intercedere per i nostri fratelli. Signore, io ti chiedo di guarirci, di guarire questi figli che sono qui questa sera, che sono venute da tante parti della Campania perché hanno creduto, se sono qua, hanno una misura di fede. Ora, Signore, dai una mano ad ognuno di noi a credere di più, ad avere quella fede che sposta le montagne. Tu sei venuto per darci la vita, sei morto per tutte le nostre malattie, per le nostre infermità. Hai versato il sangue per ognuno di noi e per quel sangue che tu hai versato adesso guarisci alla testa. Metti la mano sulla parte malata, sulla testa, e dici, Signore, guariscimi per la tua corona di spine, per quel sangue prezioso. Tu sei il più grande medico di questo mondo. E questa sera a te chiediamo la guarigione. Tu conosci ogni malattia, ogni microbo, quello della sclerosi, quello dell'AIDS. Conosci ogni malattia e ogni nostro bisogno. Guariscici, Signore. E così diremo, uscendo di qua, che sei veramente grande. Altrimenti diremo che Anna Maria è bugiarda e che tu sei un Dio che non guarisce. Continueremo a pensare che sei un Dio che guariva una volta. Guariscici, Signore. Santo. Santo. Lei.
Guarisci, Signore, il nostro cuore, i nostri occhi, le nostre orecchie. Guarisci le nostre vene, le arterie, ogni malattia al sangue. Guarisci la nostra psiche. Guarisci da ogni trauma, da ogni ricordo, brutto ricordo. Guarisci, Signore, allo stomaco, al fegato. Metti la mano sullo stomaco, sul fegato e digli, Signore, usami, usa le mie stesse mani per guarirmi. Toccaci, Signore, guariscici alla vescica, i rene, l'intestino. Tocca, Signore, le ossa. Guariscici da ogni patologia strana, da ogni malattia sconosciuta. Guariscici, Signore, nel cuore, dall'odio, dall'amarezza, dal rancore. Guarisci, Signore, ogni organo del mio corpo. Tu che sei il più grande medico di questo mondo, guarisci. Leise, Derico Trantastos. Sta guarendo una persona alla schiena, alle ultime vertebre lombare. Tu ti blocchi spesso sei costretta a stare a letto completamente bloccata. Non so se sei un uomo o una donna, il Signore non me l'ha detto. Ma egli è dietro di te, proprio dietro di te. Ecco, e mi dice che tu sei una donna. In questo preciso istante sei anche abbastanza robustella. Egli ha le sue mani sulle tue vertebre. Incomincia dalla nuca e scende giù fino a tutta la colonna vertebrale. E poi si ferma alle ultime vertebre lombari, spinge e in questo istante tu senti caldo. Senti un gran calore dietro la schiena. Prova ad abbassarti. Prova a fare quei movimenti che prima non potevi fare. Adesso devi mostrare la tua fede. Grazie, Gesù. Non lo stai ancora facendo. Non ci credi ancora. Sei proprio tu, sorella. Non esitare, abbassati. Senti il fuoco dietro e questo ti dimostra che sei tu. Non appena il fuoco sarà finito, tu potrai muoverti bene. Fai quei movimenti che prima non potevi fare. Grazie Gesù. Leise la colacantria, la patastas. Ti despoi, festas, di santas, di santas. Santo. Lei è la santa. Thank you.
Il Signore sta guarendo una persona alla gamba di sinistra. Tu sei un uomo e non puoi camminare bene a sinistra. Prova ad alzare adesso la gamba come faccio io. Passa l'azione, la fede è azione. Con certezza adesso, alza la gamba, muovila. Prova a camminare adesso. Prova a camminare. Alzati. Prova a camminare. Il paralitico non si alzò, non pensò di alzarsi e si accorse che poteva farlo. Cammina. Leise tra Costanza. Il Signore sta guarendo una persona, tu sei una donna. E hai un fibroma all'utero. Questo fibroma è della grandezza di un mandarino. Il Signore ti sta guarendo, tu adesso senti un calore sull'addome. Il Signore ti sta guarendo, ce lo farai sapere. Ma intanto tu senti questo calore, mantieni l'atteggiamento di fede, il Signore sta guarendo te. Grazie Gesù. Tisha Laitis Pisti Santas, Nishi Costanza da Santas, da Santas. E ancora guarisce un ragazzo che prende droga. Tu sniffi, cioè la aspiri con le narici. E per questa ragione non hai più la possibilità di sentire gli odori. Ora il Signore è davanti a te. Tu sei un giovane, sei esile e abbastanza alto. Il Signore è davanti a te e ha la sua mano destra sul tuo naso, ti sta guarendo. Ma ti sta guarendo anche nella psiche, perché egli ti sta abbracciando. Egli sa che il tuo male era una conseguenza di problemi psicologici. Egli ti abbraccia e ti dà tutto l'amore, tutta la forza che solo lui, solo questo padre sa dare. Tu senti adesso la fronte che ti scotta, senti il naso e le guance che ti scottano. Il Signore ti sta guarendo da questo continuo desiderio di fumare, di sniffare. Grazie Gesù. Letrift. Fadas de santos, diri contro alla dracoriar delle costas, tire contro edele, tinto taires pes maites des. Intanto vogliamo mettere in funzione la nostra fede, vogliamo fare i movimenti che prima non potevamo fare.
se ci fosse un maestro di ginnastica, tu faresti quei movimenti che lui ti dicesse di fare? Dov'è la tua fede? Mostragliela a Gesù. E lui ti guarirà. Muovendoti, alza le braccia, le mani, muovi le mani, le ginocchia. Santo, santo. E fu tornando dall'Oriente che in quel luogo si fermò. Venne la sera. Il Signore sta guarendo una persona. Tu sei un uomo e ti sta guarendo da un focolaio al cervello che ti porta ad avere degli attacchi di epilessia con una frequenza consistente. Hai continuamente questi attacchi. Il tuo focolaio è la testa e la parte di sinistra della testa. Tu senti adesso come una mano si poggiasse sulla testa e senti un gran calore. Il Signore mi sta dicendo queste cose perché tu creda. Egli ci avverte che ci sta guarendo, perché quando tu sarai guarito saprai che Lui ti ha guarito. Vuole che tu venga stimolato alla fede. Grazie Gesù. Drinta laides ed ischiste santas. Alza le tue braccia, alza. Loda il Signore. Digli guariscimi, sono qui. Ci sono anch'io, Signore. Ci sono anch'io, Gesù. Non passare oltre. Guarda anche me. Guarda anche me. Sta guarendo una persona al ginocchio di sinistra. Tu hai un ginocchio piuttosto deformato per un'artrosi, un'artrosi abbastanza consistente. Il tuo ginocchio continuamente, quando lo muovi, ti senti sgriccioli, ma ti fa male tantissimo. Prova adesso. Senti questo calore sul ginocchio, il ginocchio di sinistra. Io vedo che dal ginocchio, che tu sei una persona abbastanza robusta e sei una donna. Ma il Signore non sta guarendo solo quelle persone che mi sta dicendo. Questo è solo per darvi una dimostrazione che Egli sta guarendo, che Egli è qui in mezzo a noi. Ma sta guarendo tanti qui. Egli avverte sempre i suoi figli. Non sa più cosa fare perché noi veniamo stimolati alla fede, e neanche io. Egli ci parla in 100.000 modi per attirarci a Lui. E anch'io sto imparando in questa maniera a parlare in 100.000 modi a tutti i figli che il Signore mi manda. A tutte quelle persone che il Signore mi manda, cerco di parlare in 100.000 modi. Io ti assicuro che Gesù è grande, che non finisce questa sera, ma che ti dà la possibilità in futuro di guarire. Egli ci ha dato la chiave per ogni malattia. E non ti meravigliare se dietro a ogni malattia c'è un demonietto che la provoca. Caccia il demonietto e sarai guarito dalla malattia. Dietro ad ogni divisione, ad ogni divorzio, c'è un demonietto. Noi ci meravigliamo perché non sappiamo camminare nel soprannaturale. Siamo abituati
a toccare e crediamo a ciò che tocchiamo. Impariamo a camminare nel soprannaturale e capiremo tante cose. Impariamo a scavare nella sua parola, non arrenderci mai. E vedrete, io non mi sono mai arresa. Sono 20 anni che non mi arrendo e cerco continuamente nella sua parola e il suo volto e cerco il dialogo con lui, perché solo lui mi può dire la verità. Circa la vita, e adesso ti sto dando un assaggino, ti sto dando ciò che lui mi ha dato. Lui guarisce, lui solo. Io sono una spettatrice, sono una che chiede, sono una che gli vuole tanto bene. Ma chi guarisce è solo Gesù. Le mie mani non hanno nessun potere. Io non ho nulla e lo so, ne sono cosciente che non ho nulla. Ma una cosa è certa. So che se io glielo chiedo e se io mi sforzo di fare la sua volontà, egli mi ascolta. Ma chi guarisce è solo lui. E adesso continua. Continua. Spero di averti incoraggiato. Spero di aver stimolato un poco la tua fede. Muovi. Come Mosè mostra la fede di Aronne, di Abramo, mostra la fede di Geremia e vedrai se le cataratte del cielo non si aprono e pioggia di benedizioni saranno su di te. Gloria. Tejs, lightre the photos. Tejs. Vogliamo continuare. Facciamo così, abbassiamoci con la schiena, alziamo le gambe, incominciamo a battere le mani e mentre battiamo ci rendiamo conto che siamo guariti. Camminiamo, alzati, cammina. Tele, santo, 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 santo. Santo, santo, lei le predestanze. Se mentre continuo ancora a pregare, vi accorgete di essere stati guariti, ditelo al servizio preposto e venite alla mia sinistra, così ascolteremo le vostre testimonianze. Muovi le braccia, muovi. Fede, le santa, afferra le promesse. Trailes, trailes. Sento santo. La voce della preghiera. Santo. Santo. Santo, santo. Collo, fai quei movimenti che non potevi fare prima. Teis, la tranchiedes, plaidestes. E nessuno più canto, sinché Francesco smise di pregare, se ne andò. Santo, santo,
svolazzate i fazzoletti rossi, così quelli del servizio d'ordine possono individuarvi. Tutti coloro che pensano di essere stati guariti, tutti coloro che sono stati toccati, una lì in fondo. Se siete stati toccati, alzate il fazzoletto rosso, il Signore e i fratelli vi individuano. Santo, 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 santo. Vogliamo fare un applauso a Gesù. Annunciate, avvertite il servizio musica, così ci rimandano il riscontro. Gloria, gloria, santo, santo. E diamo la nostra testimonianza. Non facciamo come i lebbrosi che non tornarono da Gesù per ringraziarlo. Grande, todos, santo, provate ancora, santo, 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 venite alla mia sinistra, vi sentiremo. Sì, gloria al Signore, grazie. Allora, Gesù. Anna Maria, la sorella ha avuto un trauma al ginocchio di sinistra, è stata investita. Sì. E allora adesso mi sono stato proprio toccato dal ginocchio, perché io non lo potevo muovere. E adesso... Che cosa non potevi fare a questo ginocchio? No, non mi sento niente, mi sento il ginocchio. Ma prima avevi il ginocchio che ti faceva male? Mi faceva male, sì. E che cosa non potevi fare prima? Se io facevo così mi mandavo con questo ginocchio qua. Quindi dovevi stare in una certa posizione perché ti faceva male il ginocchio? Sì. E poi che altro? Non potevi camminare bene? Non potevo camminare, camminavo con questo ginocchio. Un po' claudicante? Sì, sì. E adesso vediamo come cammini, fatti una passeggiata qua sopra. Ti fa male? Nulla, neanche un pochetto? Grazie Gesù, grazie. Anna Maria, questa è una guarigione avvenuta in Calabria attraverso l'unzione dell'olio, e precisamente per il padre. In Calabria? Sì, sì, è arrivato fino in Calabria.
Niente, allora mio padre il 12 luglio è stato male, ha avuto un blocco respiratorio. L'abbiamo portato in ospedale con la tromba lanti, ce l'avevano dato proprio per un paio di giorni di vita così. Comunque noi figli tutti quanti ci abbiamo messo tutti perché non volevamo queste per mio padre, però perché già aveva sofferto tanto. Comunque abbiamo messo il sondino, tramite sondino e fleb cerchiamo di nutrirlo. Poi ho avuto l'olio grazie a loro, comunque ho avuto l'olio benedetto e ogni sera lo mettevo proprio sulla gola e sulla fronte. Mio padre adesso... Tutti i medici che cosa vi avevano detto? Niente, nessuna speranza, un paio di giorni di vita pure perché non poteva né ingoiare, né niente, né acqua, niente proprio. Cioè, ancora non ho... E come gliel'hai dato quest'olio? L'ho messo sempre sulla parte che esterna, sì. E quanto tempo è passato adesso? Dal 12 luglio siamo... Oggi è 20 ottobre. E quindi i dottori proprio non riescono a capire? Non l'abbiamo nemmeno ricoverato perché aveva niente in pratica. Grazie, ascolta. Io pregherò per te adesso. Santo. Santo Gesù, toccala Gesù. Devera la fada fodostus. Grazie Gesù, per questa figlia, Signore. Dula trata santos. Santo, grazie Gesù. Dei splaiti stessi. Bene, grazie Gesù. La signora era sfuggita a marzo. Questa è una testimonianza che risale all'altro incontro di marzo. Sei venuta l'anno scorso. Però io tengo la lasciatura salvata, che lei poteva operare. C'è chi non lo competeva a fare. Mamma salve prima i ginocchi e poi si vedrà. Comunque da allora l'anno scorso... Al ginocchio ti è guarita? Sì, al ginocchio di sinistra, di destra? Destro. Ma fu annunciata anche questa guarigione? Anche annunciata questa guarigione? No. E che cosa avevi al ginocchio? Non potevi camminare, che cosa avevi al ginocchio? Ah. E quindi che cosa succedeva? Non potevi camminare? Non potevi proprio camminare. Non potevi camminare? E come camminavi? Stavano tutte stuppiate, mi portavano sotto il braccio. Ti portavano sotto il braccio, oppure avevi le cruce, no? Avevi le cruce, le stampelle? Sì, no, non le porto. Però ti portavano sotto il braccio. Sì, cercavo di... Adesso vediamo come cammini. È passato adesso parecchi mesi. Non hai nessun problema. Ti senti bene? Grazie Gesù. La sorella aveva un blocco al collo, che non poteva muovere il collo. E quando tu hai consigliato a tutti di fare i movimenti, di muovere il collo, lei in quel momento ha avvertito un calore e ha avvertito che il Signore la stava toccando. Cosa non potevi fare? Così? Mi faceva male. Ti faceva male? Mi tirava il nervo. Quindi avevi un problema dovuto alla stagione, un blocco? Sì. Vediamo, fai così, fai di nuovo così. Lo puoi fare benissimo, non hai dolore. Grazie Gesù, alleluia. Sorella era malata di ernia del disco. Ernia al disco. Io non potevo mai passare ginocchiato quando andavo indietro. Stai sempre in piedi, non ce la faceva. Adesso mi sono ginocchiata, mi sono alzata da sola. Prima devo aiutare, poi anche adesso, in questo momento, mi sento... Tutto un brivido. Un brivido ancora? Sì, come firmicolia, tutto formica. Così. Una corrente elettrica? Sì, guarda, prima della destra, giù, tutte le braccia che non potevano. E cosa non potevi fare, sorella? Parecchie cose. Vediamo che non potevi fare. Questi non poteva andare più indietro. In portala indietro. Ma portala adesso... Indietro. Brava, gloria al Signore. Va qua. Ho questo, tenevo il dolore qua. Adesso non lo sento più. Non lo senti più? Ma tutto questa sera è successo? Sì. Alleluia. Poi? Alzati. Cioè questo non potevi farlo prima? No. Non lo potevi fare? No, perché se l'erne al disco mi viene certi rango. E la schiena la potevi muovere? Girati sul fianco, abbassati così, guarda così. Fai i movimenti sulla schiena, vediamo un po'. Non hai dolore? No.
Niente? Gloria al Signore. Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore. Il fratello aveva problemi al polpaccio di destra da diversi giorni. Anche stasera quando si sedeva avvertiva questo fastidio, questa sofferenza. E invece durante la preghiera di guarigione ha avvertito un caldo e poi è sparito totalmente. Alla gamba di destra? Di destra, sì, al polpaccio. Polpaccio, sotto il sedere. E ecco. Che cosa avevi, fratello? Avevo una specie di artrosi che non mi liberava, diciamo così, da questo movimento. E adesso con questa vostra esposizione io... E che cosa? Ecco, questo non lo potevi fare, questo movimento? Sì, no, non lo potevo fare, non mi potevi alzare, insomma, non potevi muovermi. Ho capito, fallo di nuovo, adesso, vediamo. Adesso libero, non hai sì, nulla? Sì, libero, proprio libero, perché ho ricevuto un calore proprio eccezionale. Senti potermi... ancora colore? No, è sparito adesso? No, niente proprio. Adesso grazie, mi è ascolta, il... se ce la fai, fatti una corsa. Alleluia, grazie Gesù. Sentiamo ancora. Questa è un'altra guarigione avvenuta per mezzo dell'olio. Questa sorella non poteva mangiare, aveva dei problemi di infiammazione alla bocca. Ha messo l'olio. 07, so. Tu avevi un'infiammazione alla bocca? E me una ferrarelli ci poteva bere. Non ti no? Potevi prendere. Non potevi mangiare salsa, niente, non potevi mangiare. E che no, cosa avevi? Che diagnosi ti avevano fatto? Era un'infiammazione? Che cosa ti Non lo so, a me di un'enza tassa, non potevi mangiare, non potevi fare niente, mi bruciavi, c'è pieno, ma questo problema di denti. Ma chi è che il problema là che era il problema? E quindi hai messo l'olio? No, il problema, guarda, sai che vuol dire il problema, hai messo. Quante volte lo hai messo l'olio? Due o tre volte, per espurare da testa, ma già messo. Grazie Gesù. Allora, dopo di corsa vi potrete prendere l'olio gratis. Grazie sorella. Grazie. Anna Maria, la sorella conferma guarigione avvenuta a marzo. Una guarigione avvenuta a marzo. Attraverso una parola di conoscenza, ha portato anche i documenti. Lei ci racconta. Praticamente io sono venuta il 3 marzo da Vellino con il pullman, con la signora Rosetta. Con la signora Rosetta. Ringrazio, ecco. Ringraziamo la signora Rosetta allora. No, ringrazio perché è stato per merito suo che io sono potuta venire a questo ritiro. Poi comunque è il signore che io ringrazio di più, certamente in primo luogo, perché avevo appunto queste emorragie molte insomma al mese. E da un po' di tempo, da parecchio tempo, era stato nel passato così da un medico, ma non avevo risolto niente. E comunque poi è arrivata questa parola di conoscenza di Anna Maria che ha detto il Signore adesso ha guarito una donna che è come l'emorroissa del Vangelo. Come l'emorroissa? Io veramente ho un po' futuro a parlare di queste cose, però proprio per rendere gloria al Signore, per ringraziarlo, per devo testimoniare questa cosa. Io dal 3 marzo non ho avuto più niente. E che cosa avevi, sorella? Insomma, un ciclo normale, regolare, quindi niente più di queste emorragie. Però poi, ecco, da poco tempo, 2 settimane fa, ho fatto l'ecografia, ne ho fatte 2 per essere più sicura. E non risultano più queste cisti vicine all'ovale. Erano cisti? Erano quelle che provocavano e andavano sempre ad aumentare. Io le ecografie passate le ho date al Signore. E un utero fibromatoso allora? Un utero fibromatoso, sì. Però mi ha detto la dottoressa adesso che questa, per l'età che ho io, insomma un po' tutte le donne hanno diciamo questa sì. Cosa, che è rimasta una cosa lieve, ecco. Però queste cisti che io vicino alle ovaie non ci sono più, che erano la causa di queste emorragie, che è uno strumento nelle mani di Dio e veramente il Signore fa cose grandi in tutti i tempi, ieri, oggi e sempre, attraverso i suoi servi fedeli, veramente. Grazie, grazie sorella. Grazie tante. Signore ti benedice. Mentre sentiamo queste testimonianze, fate salire sul palco tutte quelle persone che desiderano una preghiera ancora. E poi concludiamo e all'uscita vi daranno l'olio. Intanto, mentre sentiamo ancora le testimonianze, dietro di me preparate le persone che... Anna Maria, la sorella ha avuto dei problemi anni fa con il polso. Poi, diversi giorni fa, ha avuto un trauma allo stesso polso, è arrivata qua che non poteva muovere il polso. Cosa non potevi fare? Infatti ho fatto, come avete detto voi, durante le preghiere, di muovere il polso. Polso. E infatti ho sentito un calore dentro e ora posso fare... Questo non lo potevi fare? Momento, vediamo, sì. Fai ancora così? Grazie Gesù, alleluia. Ha
Allora, Anna Maria, noi non forziamo le persone perché rispettiamo i loro desideri. Queste sono persone che hanno ricevuto guarigione stasera, ma si vergognano di salire sul palco e di testimoniare. Hanno lasciato nome e cognome, il signor Nicola Muto per il fumo, poi c'è la signora Cozzolina Annunziata, aveva un'artrosi, e poi c'è la signora Filomena che ha braccio con dolore e non ha più dolore. E non ha più dolore, grazie Gesù. Bene, allora un poco per volta a tutti coloro che vogliono anche di più. L'anima sua come luce. Oltre le nubi si levò come una nave sulle acque, nella gloria dei cieli entrò. Thank you.
l'appuntamento è qui, saremo di nuovo qui. Alleluia. Alleluia. Il vocio dei bambini e ci saranno al vento. Le bandiere racconteranno per giorni e notti intere. Ci sarà chi piangendo riderà. Col cielo danzerà e la città a festa vestirà.